teatro dei filodrammatici fino a domenica 30 gennaio, la commedia surreale Stato Interessante. Dipinti e sculture innovative alla mostra Realismo Magico a Palazzo Reale fino al 27 febbraio. Domenica a Palazzo Marino il concerto L'Accademia dell'Arcadia e l'esecuzione dei brani con strumenti storici. In occasione della Giornata della Memoria, giovedì 27 sono in programma visite al luogo simbolo del Memoriale della Shoah. Fino al 6 febbraio al Teatro Parenti va in scena Costellazioni, sul rapporto tra uomo e donna e gli universi paralleli. Fino a domenica 6 febbraio al Museo Diocesano sarà possibile ammirare l'Annunciazione di Tiziano. A Milano si può ammirare la splendida Casa delle Fate, una costruzione fiabesca tra leggende e misteri. L'arte di Banksy arriva a Milano con l'esposizione in Stazione Centrale dedicata alle sue opere. La Fabbrica del Vapore ospita fino a marzo un avventuroso viaggio nel tempo con Geronimo Stilton. Al Pacta Salone fino a domenica lo spettacolo Black Box celebra 20 anni di teatro e matematica. Domenica 30 gennaio visita la chiesa di San Maurizio e i suoi enormi affreschi. La ricorrenza della Giornata della Memoria, giovedì 27, al Teatro Politeama di Pavia il capolavoro Il Grande Dittatore. Sabato 29 è in programma una camminata naturalistica lungo gli orridi di Torrazza Coste. All'Auditorium San Dionigi di Vigevano, domenica 30 si ricorda il Giorno della Memoria con un evento musicale. Sabato e domenica passeggiata nel Parco del Ticino tra Vigevano e Pavia sulla Via delle Cicogne. A Vigevano domenica pomeriggio visita le collezioni dei musei civici e laboratorio creativo per ragazzi.